Il cuore di Behemoth è una web series che andrà in onda, si fa per dire, nel senso che sarà sul web per 10 puntate a partire da gennaio. Adesso si stanno, naturalmente, la parte della produzione. Siamo con il regista Valerio Oldano che ci racconta un po' che cos'è questa web series e quali sono i luoghi che ha scelto per interpretare i vari luoghi raccontati a sua volta nella serie. Allora, questa web series, Il cuore di Behemoth, parte da due assunti principali, uno di livello narrativo e uno di livello produttivo. Il livello narrativo è quello che abbiamo della bellissima mitologia nostrana che non è stata raccontata, non è stata vista da nessuna parte e rimane chiusa tra le nostre colline, e ho ritenuto un bel esperimento quello di raccontarla con un mezzo innovativo come quello della web series, che è un mezzo che sta crescendo esponenzialmente sempre di più. A livello produttivo invece è una sfida, nel senso che realizzare 10 puntate in 14 giorni con una troupe che viene da buona parte d'Italia, sono tutti colleghi che ho incontrato nel mio percorso formativo presso Bologna, Torino e Asti, e con cui abbiamo deciso di realizzare una produzione veramente grande con 30 personaggi, con 10 maestranze in un tempo molto breve, con un budget molto limitato, che diciamo, è stata una sfida di creare un colossal con poco, per far vedere che il cinema, o la web series, comunque il cinema, si può fare con poco, però si possono avere delle belle idee, purché si abbiano delle belle idee. Questo. Quali sono appunto i luoghi che sono stati scelti? Ovviamente luoghi piemontesi. Sì, ovviamente Le Masche, che è il tema principale della web series, è ambientato in Piemonte e abbiamo scelto posti delle Langhe, del Monferrato e del Monferrato. Abbiamo tolto il Roiero da questa parte, non per cattiveria, ci sarà la seconda stagione in cui potrebbero esserci anche i briganti, chi lo sa. I posti, dicevo, appunto, sono posti belli. Abbiamo scelto come ambientazione principale del paese in cui si svolge la vicenda Monastero Bormida, la perla delle Langhe, uno dei fiori all'occhiello del nostro territorio che cercheremo di mostrare e raccontare in chiave il più possibile per le nostre corde inedita, che possa piacere un pochino a tutti i gusti, dai giovani ai diversamente giovani, a tutti gli utenti nuovi e veterani di questo mezzo. E da tutto questo esce fuori un Piemonte misterioso, affascinante, intrigante, no? Affascinante e intrigante, ma comunque cercando anche un po' di sottolineare e riportare per quanto c'è possibile l'ironia, la simpatia che c'è anche dietro il classico piemontese, no? Pavese, che per esempio uno dei personaggi che ha raccontato di più il nostro Piemonte, era molto malinconico, però era uno di quelli più anche ironici. La classica ironia pavesiana quasi è l'ironia piemontese, secondo il mio punto di vista, e noi l'abbiamo riportata con i dolci amari che ci sono nella realtà.